Mosè dunque entra nella nube di tenebra e di fuoco sulla cima del monte Sinai o Sinai, quel fuoco che l'ha chiamato tempo prima dal roveto ardente nel cuore del deserto, un fuoco che arde ma non consuma il roveto, quel fuoco che l'ha chiamato ora lo avvolge e non lo consuma. Mosè è colui che entra nel fuoco per portarne fuori parole di fuoco, parole che Dio ha inciso con il suo dito, dice il racconto di Esodo, sulle tavole della legge, sulle tavole di pietra, lettere di fuoco incise perché siano consegnate al popolo. Il popolo aderisce diverse volte a questa Torah, a questa legge scritta. La prima volta in realtà aderisce alle parole appoggiate sulla bocca di Mosè. Abbiamo sentito nel racconto della prima lettura, Mosè scende dal monte e dice al popolo ciò che ha ascoltato dalla voce di Dio, e il popolo dice: va bene, quello che Dio ha detto noi lo facciamo. Il popolo probabilmente c'è anche un po' strizza, visto chi è Dio, eh? Va bene, lo facciamo. Però non basta che le parole siano appoggiate sulla bocca di Mosè, bisogna che siano scritte un po' più in profondità, e allora Mosè le scrive su un libro, su un rotolo, su una pelle di animale. E durante il rito di sacrificio che abbiamo ascoltato, con l'aspersione del sangue sull'altare, sulle stele, sul popolo, Mosè rilegge questa volta la parola scritta, e il popolo ancora dice: va bene, quello che Dio dice noi lo facciamo. Ma non basta che la parola sia scritta su una pelle di animale, bisogna inciderla più in profondità, perché vivere della Torah non è una cosa così immediata. E allora ecco perché Mosè sale un'altra volta sulla cima del monte e nella nube di tenebra e fuoco riceve le parole incise nella pietra, scavate più in profondità. È il tentativo di rendere la Torah, la parola di vita, profonda nel cuore del suo popolo. Ancora il popolo dirà: quello che Dio ha detto noi lo faremo. Ma c'è una bella tradizione rabbinica che abbiamo citato forse altre volte, che dice, racconta che cosa accade quando Mosè torna giù questa volta, con le tavole di pietra in mano, pesanti. Sentite che straordinaria tradizione. E mentre Mosè scendeva con le due tavole di pietra in mano, a causa del peccato di Israele, le sue mani divennero pesanti. Perché quando Mosè prese le tavole e iniziò a scendere, le parole scritte sulle tavole sorreggevano le tavole e lo stesso Mosè. È bello, no? Le parole incise sulla pietra sono piene di vita. L'amore inciso nella pietra nutre Mosè, rende leggere le tavole di pietra e sostiene il cammino dello stesso profeta. Che bello! Ma quando le parole videro i tamburi e le danze intorno al vitello d'oro, Mosè che scende dal monte e scopre che il popolo ha già traviato, è già andato fuori strada, si è già prostrato davanti a un idolo, le parole scritte fuggirono e volarono via dalle tavole. Queste allora restarono con tutto il loro peso nelle mani di Mosè, che non poté più sostenere se stesso e ancor meno il peso delle tavole. Le scagliò via e si ruppero, come è scritto, e le spezzò ai piedi della montagna. Non basta dire: quello che il Signore ha detto noi la faremo. Si impara un po' per volta, un po' per volta. Sta di fatto che quando la sapienza vola via, quando viviamo senza sapienza, quando viviamo senza le parole e le leggi di vita scritte nella carne, nel fondo di noi stessi, la vita diventa insopportabile e la vita si spezza. Che cosa farà Dio? Le parole della sapienza, della Torah, dell'amore volano via inorridite davanti al peccato del popolo. Cosa farà Dio? Se le terrà le sue parole d'amore su nel fondo del cielo? La tradizione biblica dice continuamente che Dio non si arrende, che le parole torneranno ad essere incise sulla pietra, che Dio ricomporrà i pezzi delle tavole, dirà a Mosè: adesso taglia altre due tavole, ricominciamo. Dio ricomincia, sempre di nuovo. Vuole incidere le parole dell'amore
non più sulla pietra a un certo punto. Attraverso i profeti, soprattutto Geremia, ma anche altri, dirà: vabbè, la pietra non funziona, allora ve le incido nel cuore, ve le respiro nel cuore, dal fondo di voi stessi voi vivrete le parole dell'amore. Questa è la profezia di Geremia che Gesù ritiene di aver compiuto. Dio ricomincia, non, come dire, la condizione di chi non ridisce davanti al peccato non è eterna, e Dio riprende. È quello che la tradizione musulmana, ma che in realtà ha attraversato poi i confini delle tradizioni culturali di tutti i tempi, racconta con l'immagine del filo attaccato al cielo, no? La tradizione dice che ognuno di noi cammina nel mondo con un filo attaccato al cielo, e quando pecco, quando mi chiudo nel mio peccato, io taglio il filo che mi tiene legato al cielo, ma Dio non si arrende al filo tagliato, al filo spezzato, e prende i due lembi del filo e li riannoda. In questo modo io mi avvicino al cielo, e il cielo scende vicino a me, e poi lo taglio ancora, e lui lo riannoda ancora. E questa è un'immagine per dire che quanto più uno cammina nel peccato, tanto più è vicino al cuore di Dio, perché Dio lo cercherà di più. Questa è l'immagine. Dio continuamente riannoda, il Signore della vita continuamente incide le parole nel cuore. Ieri abbiamo celebrato i 50 anni dall'allunaggio, 20 luglio del 1969, e i tre astronauti nell'orbita della Luna, e un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Come si è formata la Luna? Interessante, no? Una delle teorie più accreditate è che la Luna si sia formata quando circa 4 miliardi e mezzo di anni fa la Terra era ancora in via di formazione, venne colpita da un asteroide enorme delle dimensioni di Marte, grande come quasi il 20% della Terra di allora. E quindi da questo impatto violentissimo si scaraventa nello spazio una quantità di rocce, di polveri. Questo tra l'altro, riorienta il moto terrestre, e questa quantità di polveri e di rocce col passare del tempo si riaggregano per la forza di gravità e viene fuori la Luna. Ed è una straordinaria immagine per dire che cosa Dio continuamente fa dal fondo delle cose. Dai nostri piccoli cataclismi Dio è impegnato a tirar fuori la vita, perché grazie alla formazione del satellite la Luna, la Terra trova quella stabilità indispensabile perché possa sorgere la vita. Se non ci fosse la Luna noi non ci saremmo. Dalla Terra spezzata Dio fa emergere la possibilità della vita. Una straordinaria immagine per dire che cosa è continuamente impegnato a fare dal fondo di ognuno di noi. Chi di noi si sente spezzato sappia che Dio sta già lavorando perché da quella frattura emerga la vita. Forte, no? Non vi vedo particolarmente commossi, ma è commovente, è straordinario, no? Nei tempi lunghi di Dio, certo, nei tempi di Dio. Se pensiamo, mi ha colpito questa cosa. Tutto questo è avvenuto circa 4 miliardi e mezzo di anni fa. Uno dice, vabbè, 4 miliardi e mezzo, cosa vuol dire? Che roba è? Se noi contassimo un numero per ogni secondo, 1, 2, 3, 4, cominciando adesso, per arrivare a un miliardo, ci metteremmo 32 anni. 32 anni per arrivare a un miliardo. Se ogni secondo è un anno, abbiamo idea di quanto sia profondo il tempo, l'opera di Dio. Allora uno dice, io non ce la faccio più ad aspettare, io sono spezzato, ma quando è che partorirò la vita da questa via? Adesso non dico tra un miliardo di anni, però i tempi della vita sono quelli lì, un po' per volta, un passo per volta. Che bello il salmo che abbiamo pregato, il salmo 49, usa questa bella immagine, dice: parla il Signore, Dio degli dei, convoca la terra da oriente a occidente, convoca il cielo dall'alto e la terra per giudicare il suo popolo. È bella l'immagine, è Dio il grande giudice seduto in trono e dice: oriente, occidente, cielo, terra, cioè tutto il mondo, tutto il cosmo, venite qui
che mi aiutate a giudicare i miei figli, il mio popolo, lì è Israele, ma vale per l'umanità, i nostri 7,5 miliardi che siamo, il cielo e la terra convocati come testimoni nel processo che Dio intenta al suo popolo. Cosa testimonierà il cielo e la terra? La luna testimonia che l'abbiamo raggiunta, e le orme di Neil Armstrong staranno lì per decine di milioni di anni, perché non c'è vento, non c'è acqua, a meno che arrivi un satellite, un meteorite, allora vabbè, se no rimangono lì, a testimonianza del fatto che i figli degli uomini sono arrivati fin lì. E la luna sorge nel giudizio e dice: creatore del cielo e della terra, i tuoi figli sono coraggiosi, determinati, tenaci, hanno partorito nella loro immaginazione di raggiungermi un giorno, ed ecco qui, sono arrivati. E la terra cosa testimonia? Ho letto che pochi giorni prima della partenza dell'Apollo 11, che avrebbe portato gli astronauti sulla Luna, Ralph Abernathy, successore di Martin Luther King, che era stato assassinato l'anno prima, il giorno prima della partenza dell'Apollo 11, proprio lì nella base spaziale da cui sarebbe partito, Abernathy è lì presente con un cartello, con scritto, quindi lui è quello che porta avanti dopo Martin Luther King la lotta per il riconoscimento dei diritti dei neri in America, 1969. Un cartello con scritto: $12 al giorno per nutrire un astronauta, noi potremmo nutrire un bambino affamato con 8. E nell'intervista continua dicendo: alla vigilia della più nobile avventura dell'uomo, sono profondamente commosso dai traguardi raggiunti dal nostro paese nello spazio. A partire da oggi possiamo andare su Marte, su Giove, perfino nei cieli al di là. Ma fino a quando sulla Terra prevarranno il razzismo, la povertà, la fame, la guerra, noi come paese civile avremo fallito. Forte, no? Se le leggi della vita, se le lettere della Torah, il fuoco della sapienza se ne volano via e tornano in cielo, la nostra vita diventa pietra insopportabile, collassa e si spezza. Senza sapienza il mondo si spezza. E il cielo e la terra sono convocati dal Dio degli dei e testimoniano: guarda Signore, i tuoi figli, il tuo popolo, i figli di Adamo, sono un popolo pieno di contraddizioni. Ha imparato a raggiungere la luna, ma ancora non ha imparato a radicarsi bene sulla terra. I tuoi figli si appassionano a cercare altre forme di vita nel cosmo, ma negli ultimi 100 anni ha sterminato l'80% della vita negli oceani. I tuoi figli scoprono ogni giorno di più, con infinita commozione, di essere fatti degli stessi atomi di cui sono fatte le stelle, ma ancora non sa guardare ai popoli del mondo come altre presenze di se stesso. E Dio dice: sì, è vero, i miei figli sono cuori contraddittori, portano in loro stessi il fuoco, l'acqua, la luce, le tenebre. Per questo io continuo a parlare loro, continuo a scrivere nei loro cuori la mia parola d'amore, la mia legge di vita. Per questo continuo a tagliare le tavole di pietra, continuo a stringere i nodi del filo, perché hanno bisogno della mia parola, della mia legge. Concludo con l'ultima tradizione rabbinica, che racconta della perplessità degli angeli, no? La tradizione rabbinica dice: la Torah è stata creata 1000 anni prima dell'uomo, e quindi la Torah è là in cielo che si lamenta, dice: ma perché mi avete creato Signore, perché mi hai creato 1000 anni prima dell'uomo, se poi non mi date all'uomo, lo dice agli angeli, no? E datemi agli uomini, no? E gli angeli dicono: no, è meglio di no, guarda, tu sei la legge di Dio, se ti diamo agli uomini poi quelli ti infrangono, non ti rispettano, si macchiano, meglio che stai con noi, che siamo esseri perfetti. E Dio dice: ma perché volete per voi la Torah? Siete forse usciti dall'Egitto, voi angeli, o siete stati schiavi del Faraone?
C'è forse qualcosa di impuro tra di voi? Ma perché desiderate la Torah? Non voi avete bisogno di ricevere la Torah, ma l'uomo che diventa impuro con il peccato, per espiarlo e purificare la sua anima. Subito gli angeli tacquero. Quando arrivò Mosè, il santo, benedetto egli sia, gli consegnò la Torah con gioia. È un altro modo per dire: Dio non cerca il perfetto, quello che non sbaglia, quello che non si spezza, quello che non si sfilaccia. No, Dio non... I figli degli uomini si spezzano, perdono di sapienza, imparano un po' per volta, tagliano il filo, e Dio è continuamente impegnato a riannodare, a far riemergere. E dal cataclisma della terra Dio fa emergere la luna per creare le condizioni perché la vita si sviluppi. Chi di noi si sente spezzato, fratturato, si consegna alle mani di Dio, che nei suoi tempi, speriamo un po' meno di 1 miliardo di anni, farà emergere il meglio di noi stessi.